E Radio Radicale, siamo col vicepresidente della Camera Fabio Rampelli per parlare della guerra russo-ucraina. Allora, le volevo chiedere da membro dell'ufficio di presidenza della Camera a che punto sono i contatti per un intervento di Zelensky in Parlamento. Abbiamo visto che si è fatta avanti anche una pattuglia di parlamentari del Movimento 5 Stelle che non vorrebbe che Zelensky intervenisse qui. Ma sinceramente non capisco la ragione per la quale Zelensky non dovrebbe essere ospitato dalla Camera dei Deputati, è successo già in altre nazioni europee, quindi penso che comunque la sua testimonianza, considerando oltretutto il fatto che non si tratta di una guerra russo-ucraina, ma si tratta di un'aggressione della Russia nei confronti di una nazione libera, indipendente e sovrana. Oltretutto con forze in campo totalmente asimmetriche, quindi è un'aggressione brutale e vigliacca. Quindi io penso che sicuramente non sarà risolutivo questo intervento, ma è un altro ulteriore segno di amicizia, di solidarietà e anche di sensibilizzazione dell'opinione pubblica italiana attraverso il Parlamento, perché insomma si sono sentite, almeno nella prima fase di questa invasione militare russa, le storie più incredibili, insomma. Qualcuno che ha cominciato a raccontare che le immagini che provenivano dalla Ucraina fossero tutte immagini taroccate, insomma, cosiddette fake. Poi abbiamo dovuto purtroppo constatare che quelle di oggi non lo sono sicuramente, quindi non lo erano neanche le prime che pervenivano sugli schermi, sui social occidentali. C'è comunque una guerra bestiale, già l'ho definita asimmetrica, ma quello che davvero è raccapricciante, ahimè, purtroppo accade in quasi tutte le guerre, non c'è una sorta di aggressione rispetto ai siti militari, ai depositi di armi, alle infrastrutture cosiddette strategiche, ci sono bombardamenti di caseggiati interi, di interi quartieri, dove non ci vuole una scienza infusa per capire che al loro interno ci sono comunque famiglie, bambini, anziani, donne, e quindi questa ferocia che probabilmente è utile a Putin per creare il panico, il terrore e per spaventare soprattutto la popolazione ucraina, ma direi per mettere in soggezione il mondo intero, no, non si tratta di errori, di sbagli di mira, ma si tratta di un tentativo agghiacciante che meriterebbe, e spero che la comunità internazionale da questo punto di vista si muova, l'accusa di crimine di guerra. Senta, oggi stamattina Putin va all'ambasciata ucraina per manifestare solidarietà, mentre all'interno del suo partito Putin. Conte, dicevo, va all'ambasciata ucraina, pur sapendo che all'interno del suo partito ci sono diciamo, tanti sostenitori di Putin. Guardi, i problemi che ci sono all'interno dei partiti sinceramente mi riguardano poco. Penso che sia anche normale che di fronte a un conflitto si possano sviluppare delle diverse sensibilità. Magari insomma questo abbaglio poteva essere più giustificato in una fase iniziale, sviluppato il conflitto, sviluppata l'invasione, io penso che non ci possano essere dubbi da parte di nessuno. Anche coloro i quali hanno dato un'impronta ideologica inizialmente nel loro giudizio a questo conflitto, devono comunque evitare di equiparare l'aggressore all'aggredito, perché questo è inaccettabile. Quindi qui c'è un aggressore che ha fatto strame di qualunque convenzione internazionale, la Convenzione di Ginevra, gli accordi di Minsk, per citare soltanto le questioni del quadrante territoriale in specie, la Carta dei diritti dell'infanzia, tutti gli accordi internazionali sanciti dall'ONU, il principio di autodeterminazione dei popoli. Quindi qui c'è qualcuno che sta mettendo in discussione tutte le conquiste che i nostri padri, i nostri nonni, che comunque le guerre le hanno fatte, ci hanno consegnato. La pace è stata una conquista. La democrazia è stata una conquista, certamente non è sviluppata a 360 gradi su tutto il pianeta, ma
ma ritenevamo che almeno l'Europa avesse, dopo l'ultimo conflitto per contenere il progetto della Grande Serbia di Milosevic, pensavamo che l'Europa si fosse pacificata e anche i conflitti regionali, le smanie o le tendenze o le aspirazioni indipendentiste, separatiste, avessero trovato una loro collocazione sui canali della diplomazia e della politica. Quindi gli stati nazionali hanno dimostrato in più circostanze, in Spagna, in Irlanda, in Italia con l'Alto Adige, di saper gestire queste spinte autonomiste, dando quote di autonomia, di risorse, di incoraggiamenti e sostegni, e quindi spegnendo quel terrorismo che invece è stato nel Donbass alimentato da Putin. Putin non ha fatto il mediatore, non ha dovuto trovare una soluzione. Ha armato la popolazione russofona presente in Donbass e i famosi 14.000 morti di cui si sente parlare in lungo e in largo, voglio ricordare che sono così suddivisi: 3.500 civili, 4.500 soldati dell'esercito regolare ucraino e 6.500 terroristi armati da Putin. Quindi non è quella, se sta in sintonia, diciamo così, con la scuola di pensiero occidentale, con le democrazie liberali, non è quella la modalità per trovare una soluzione rispetto a problemi che il mondo già conosce, che ha già potuto affrontare e risolvere. La Cina che gioco sta giocando? Oggi le borse cinesi stanno affondando perché forse hanno capito il doppio gioco di Pechino nei confronti della Russia e dell'Occidente. La Cina è storicamente una nazione che si fa gli affari propri, che pensa al proprio tornaconto, che in questo caso penso che stia valutando se gli possa convenire stare in una posizione di sostegno e di fiancheggiamento all'invasore russo, o se continuare a mantenere buone relazioni con l'Occidente, a cui deve una crescita multimiliardaria negli ultimi decenni. Certo che se, diciamo così, nella disgrazia di una guerra sanguinosa che colpisce persone in carne ed ossa, quindi non c'è geopolitica, in questi casi bisogna ricordarsi che la centralità ce l'ha la persona umana che soffre quando ci sono conflitti di questa natura. Ma se una morale possiamo trarre è che noi, mi riferisco all'Italia, mi riferisco anche al continente europeo e all'Occidente in genere, dobbiamo piantarla di delegare ad altri la produzione di risorse, persino quando queste risorse esistono. Basti pensare ai giacimenti di gas che stanno in sonno lungo il mare Adriatico o a sud delle coste della Sicilia, pur in presenza di giacimenti importanti che potrebbero essere sfruttati, che potrebbero darci miliardi di tonnellate disponibili per il nostro fabbisogno. Quindi noi dobbiamo cercare il più possibile di essere autosufficienti, perché l'autosufficienza è una responsabilità. La capacità di produrre in proprio è troppo facile. Fare delle battaglie per conquistare dei diritti e poi delegare ad altri che questi diritti li disconoscono la produzione di tutto quello che ci serve e che noi acquistiamo e commercializziamo, così è una cosa indecente. Zelensky allora lo vediamo in settimana in Parlamento? Io mi auguro di sì, sono curioso di poterlo salutare. Bene, grazie a Fabio Rampelli, vicepresidente della Camera.